Ciao bambini delle videococcole! Nella posta di oggi vi vorrei leggere la carinissima storia che abbiamo fatto, che abbiamo creato insieme a Sara di 16 anni proprio l'altro giorno. Ascoltate bene, si intitola Il libro infinito di Hope. C'era una volta uno scienziato pazzo, il dottor Smith, a cui venne la strana idea di creare dei libri in grado di autoscriversi. Cioè, a partire da un inizio definito, a ogni personaggio era data la facoltà di modificare la storia a proprio piacere. Una cosa davvero bizzarra. La protagonista di un libro, davvero tanto noioso, dal titolo appunto La noiosa vita di una strega noiosa, di nome Hope, decise di ribellarsi a proseguire la sua storia in modo così scontato. Hope, infatti, non era affatto contenta di fare la strega brutta noiosa, perciò, avendo dei poteri magici, pensò di servirsene per cambiare aspetto e diventare una giovane, bella e interessante ragazza e quindi trovare la felicità. Attraverso le note della sua canzone preferita, Change to Be Better, suonata da lei stessa nel suo laboratorio segreto che neanche il dottor Smith conosceva, Hope cambiò radicalmente aspetto e divenne quella bella ragazza che immaginava tanto diventare. Nonostante il cambiamento, però, si rese conto che in realtà la felicità non era data dall'aspetto esteriore. Continuava infatti a essere molto infelice, pur non comprendendone la vera causa. Decise allora di farsi aiutare da Noemi. Noemi? Sì, la consigliera dei personaggi in difficoltà, quella che solitamente nelle favole aiuta a risolvere le situazioni difficili. Purtroppo però Noemi era stata rapita e imprigionata dal dragone delle mille code nel libro senza inizio e senza fine e non sapeva come uscirne, perché era un libro sigillato, la cui chiave si trovava nel bosco dei libri perduti e dimenticati. L'unico modo per liberarla era appunto avventurarsi in questo bosco e tentare di trovare la chiave. Hope non ci pensò due volte e si trovò in un viaggio avventuroso che inconsapevolmente la portava anche alla riscoperta di se stessa. Dopo aver capito dove era stata nascosta la chiave, in un vecchio faro rosso, come il dragone dalle mille code, riuscì a farsi amico il gabbiano guardiano, molto gentile, che l'aiutò nel suo intento. Finalmente ora la chiave era nelle sue mani. Hope si precipitò a liberare Noemi e insieme, ragionando, giunsero alla conclusione che anche dal libro senza inizio e senza fine in cui si trovavano poteva nascere una bella storia che non avrebbe avuto mai fine. Tutto questo viaggio, infatti, le aveva portate a comprendere che ogni vita e ogni storia, anche la più apparentemente insensata e triste, in realtà nasconde sempre tanta, tanta bellezza. E allora io ringrazio ancora una volta Sara per questa bellissima storia che ci fa tanto riflettere. E adesso invece vi vorrei mostrare come ci siamo divertite tanto con Aurora e sua mamma Daniela. Guardate un po'. Sta per iniziare la sfida tra Aurora e mamma Daniela che fa le mie veci. Dovranno girare, riuscire a girare con un solo colpo i bicchieri e solo allora ognuno potrà mettere la sua pedina nella tabella del tris. Siete pronte? Sì. 1, 2, 3, via! Wow, primo punto per Aurora!
grazie per averci fatto divertire a riguardarvi e a riguardarci con questi bicchieri. E a proposito di giochi, adesso è arrivato proprio il momento dei nostri giochi. Eccoci qua, per il primo gioco di oggi mi sono fatta aiutare da due aiutanti d'eccezione, Tommaso e Sara di Osimo. E fate bene attenzione perché questo è un gioco di concentrazione e di velocità. Grazie mille a Sara e Tommaso. E invece il prossimo gioco è più adatto ai più piccolini, ma è davvero divertente e ci servirà una biglia. Per preparare questo gioco ci serviranno una riga, dei cartoncini colorati, dei fogli bianchi, una bottiglia di plastica, un cutter, delle forbici, una biglia, dei colori e un pennarello nero. Per prima cosa misuriamo la lunghezza della bottiglia in modo da poterla dividere in quattro parti uguali che poi andremo a ritagliare con il cutter. Per queste operazioni mi raccomando, fatevi aiutare sempre da un adulto. A questo punto prendiamo i cartoncini colorati e con il pennarello nero andiamo a tracciare e ritagliare un cerchio per colore. In ogni cerchio ritagliamo poi un foro grande più o meno come la biglia. Prima di attaccare, preferibilmente se l'avete con la colla a caldo, i dischetti colorati alla bottiglia, andiamo a prendere i fogli bianchi da cui ritaglieremo delle strisce alte circa 2 cm e lunghe quanto la circonferenza della bottiglia. Con i colori decoriamo le strisce ritagliate e i dischetti e li andiamo ad attaccare con la colla a caldo alla bottiglia in questo modo fino a ricomporla interamente. Attacchiamo le strisce decorate sulla circonferenza della bottiglia per coprire le giunture dei pezzi attaccati. E a questo punto il nostro gioco è pronto. Carino e divertente, vero? Soprattutto per i più piccoli. E adesso, come di consueto, prima di salutarci, ho pensato a un indovinello, quindi aprite bene le orecchie ed ascoltate bene. Qual è quella cosa che corre e salta qua e là, ma le gambe non ce l'ha? Ma che cos'è? Allora, vi do un indizio. È una cosa che serve per giocare, per qualcuno fortunatissimo è anche una professione, ma soprattutto per i maschietti. Ed è una cosa che preferibilmente si dovrebbe fare all'aria aperta, perché dentro casa si rischia di fare qualche danno. Però adesso basta, basta, ho parlato davvero troppo, io vi lascio riflettere e vediamo chi sarà la prossima volta il più veloce ad aver indovinato. Vi auguro una buona settimana, un buon fine settimana e ci vediamo presto. Ciao ciao!